lunedì c'è questo piccolo riconoscimento che andremo a dare agli utenti che frequentano l'isola ecologica. Partiremo regalando a tutti una tessera. Al quinto conferimento verrà scelto dall'utente una pianta, un gadget, rigorosamente in materiale riciclato da parte di Amia, e quindi cerchiamo di far conoscere, promuovere e incentivare l'uso dell'isola ecologica ai cittadini veronesi, perché ne abbiamo tanto bisogno, uno per la salvaguardia del nostro ambiente, due per l'economia circolare, in modo che i rifiuti vengano riutilizzati senza andare a toccare altra materia prima. Possono qui venire liberamente 7.30, 12.30, 14.30, 18.30 di tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Sono già 1.000 circa gli utenti mensilmente che sono venuti in isola ecologica da gennaio, quindi 9.000 utenti, e hanno conferito 1.730 tonnellate di vari materiali che andranno in buona parte riutilizzati dai consorzi di recupero di questi materiali, e un'altra parte, quelli pericolosi come olio esausto o batterie delle auto, verranno smaltiti correttamente anziché nell'ambiente o in discarica. Sensibilizzare l'opinione pubblica, perché troviamo ancora abbandoni fuori dei cassonetti o lungo le strade, quindi pochi metri in più, venite nell'isola ecologica gratis, potete conferire, avrete anche l'aiuto da parte del nostro personale, e credo che questo piccolo incentivo, ecco, sia un motivo in più per far conoscere questa isola ecologica di via Vesani, qua di fronte a noi, e magari in futuro costruirne delle altre nei punti più lontani rispetto alla sede di Amia.